Questa opera è una comparazione tra gli insegnamenti di Shri Sathya Sai Baba e le affermazioni fatte dal gruppo di Mudenalli, in particolar modo da Madhusudan Naidu. L'intento di questa opera è quella di fornire ai devoti di Bhagavan Shri Sathya Sai Baba consigli chiari e precisi. La guida divina del nostro amorevole Signore, conferita a noi durante la sua incarnazione fisica sulla Terra, è un tesoro senza precedenti ed è una pietra di paragone suprema della verità per tutti i devoti. Quando Bhagavan Shri Sathya Sai Baba ha lasciato il suo corpo nel 2011, molti devoti in stato di shock si sono sentiti orfani. È vero che molti di noi vorrebbero poter parlare ancora con Swami, avere il suo darshan e ricevere nuovamente delle interview. È comprensibile che molti devoti vogliano rivivere queste esperienze o sperimentarle per la prima volta. Sulla scia del Mahasamadhi di Swami, Madhusudana Naidu, un ex studente dell'Istituto Superiore Sathya Sai, che ora risiede nel campus di Mudenalli, ha affermato che Swami comunica con lui attraverso il suo corpo sottile. Per minimizzare la confusione, queste comunicazioni saranno chiamate come provenienti da Madhusudana Naidu piuttosto che dal corpo sottile. Nonostante la dichiarazione di Swami, che disse: "Non ho bisogno di medium né di intermediari", il gruppo di Mudenalli continua ad affermare che Swami ha bisogno di un intermediario. Hanno intrapreso un'intensa campagna pubblicitaria attraverso il passaparola, internet e social media, reclutando persone in modo mirato sia a Prashanti Nilayam che in tutto il mondo, per attirare e convincere i devoti che Swami ora vive a Mudenalli e comunica attraverso Madhusudana Naidu. Tutto questo nonostante Swami abbia affermato il 4 luglio del 1968 queste parole: "Non sono venuto in missione per farmi pubblicità o per pubblicizzare alcuna setta, credo o causa, né sono venuto a raccogliere seguaci per alcuna dottrina. Non ho alcun piano per attirare discepoli o devoti. Sono venuto per dirvi e parlarvi di questa fede unitaria universale, questo principio atmico, questa via dell'amore, questo dharma dell'amore, questo dovere dell'amore, questo obbligo di amare." Tuttavia, altri devoti hanno creduto alle parole di Madhusudana Naidu e dei racconti di altri devoti di vecchia data che un tempo erano fisicamente vicini a Swami, incluso l'ex direttore del campo di Brindavan, Narasimha Murthy, ora attuale leader del gruppo di Mudenalli, e sono stati coinvolti nelle loro attività. Come devoti di Bhagavan Shri Sathya Sai Baba, abbiamo bisogno di avere fede nelle sue parole, così come ci sono state date durante la sua vita. Dobbiamo usare le sue parole come una pietra di paragone contro qualsiasi parola di altre persone, indipendentemente da quanto fisicamente vicine fossero state alla forma di Baba. In un discorso del 2002, tradotto da Narasimha Murthy, Swami aveva messo in guardia i devoti riguardo alla fede riposta negli altri. Amate tutti, ma non fidatevi di tutti senza discriminazione. Colui che ripone la sua fiducia totalmente negli altri è destinato alla rovina. 6 maggio 2002. Gli insegnamenti di Swami sono l'essenza di tutta la conoscenza spirituale e sono incredibilmente preziosi.
Pensate che i discorsi di Swami siano molto semplici, ma l'intera essenza dei Veda è contenuta in essi. L'essenza di tutti gli Shastra, testi spirituali, si trova nelle parole di Swami. 27 settembre 2006. Riguardo all'atteggiamento che i devoti dovrebbero avere nei suoi insegnamenti, Swami ha detto nel 2007: se seguite gli insegnamenti con ferma fede in Swami, otterrete successo in tutti i vostri sforzi. Dovreste avere fede negli insegnamenti di Swami, amarli, adorarli e seguirli. Guidati dalla ferma fede delle parole di Swami e dalla guida amorevole, esaminiamo ciò che Swami dice di coloro che affermano di essere i suoi intermediari. Madhusudana Naidu afferma che dal momento in cui è morto Satyasai Baba il 24 aprile 2011, Swami ora vive a Mudenalli nel corpo sottile, chiamato Sukshima Baba. Madhusudana Naidu afferma che il corpo sottile comunica attraverso di lui ed è visibile solo a lui e ad alcuni devoti selezionati. Questa affermazione presuppone la sopravvivenza del corpo sottile di Swami dopo la morte fisica. Madhusudana Naidu dice: in questo momento io non sono nel corpo fisico, ma nel corpo sottile, che è al di là del fisico. Nel mio corpo sottile posso spostarmi in qualsiasi parte del mondo senza perdere tempo. Il corpo sottile non è legato da spazio, tempo e circostanze e quindi non può essere visto con gli occhi fisici. Sri Satyasai Uvacha, volume 1, pagina 10. Questa forma sottile è proprio come la forma fisica, senza carne e ossa. Sri Satyasai Uvacha, volume 1, pagina 27. Swami aveva confermato che tutti gli esseri assumono un corpo grossolano, uno sottile e uno causale quando si incarnano. Questo include gli avatar. Ogni essere vivente comprende tre aspetti, grossolano, sottile e causale, 19 ottobre 2004. Tuttavia, Satyasai Baba ci ha detto che il corpo sottile, che è composto dalla forza vitale, dalla mente e dall'intelletto, si disintegra dopo la morte e che l'io, o il vero sé, non è schiavo di questi. Hislop chiese: l'uomo ha tre corpi? E Swami rispose: sì, corpo, mente e anima, corpo fisico, corpo sottile e corpo causale. Alla morte i corpi fisici e sottili si disintegrano, ma il corpo causale rimane. Il 26 luglio 1972, Satyasai Speaks, volume 11. Ci sono cinque guaine in cui l'io risplende. Di questi l'annamaya kosha, la guaina materiale, è il corpo grossolano. Il corpo sottile consiste delle tre guaine successive: pranamaya, la guaina vitale, manomaya, la guaina mentale, e vijnanamaya, la guaina intellettuale. Il corpo causale è l'Ananda Maya Kosha, guaina consapevole della beatitudine. Anche questo è un limite, una fase, una caratteristica. L'io non ha limiti o schiavitù del genere. Il guru che può farti conoscere questo io è la tua mente. Giralo verso l'intelligenza e Ananda e sei sulla strada giusta. Se lo giri verso il vitale, il materiale, scivoli lungo il sentiero della perdizione. Satyasai Baba disse che il corpo sottile funziona solo nello stato di sogno, non nello stato di veglia. I cinque prana, saliti vitali, la mente, l'intelletto e i 10 organi di senso, della percezione e dell'azione, costituiscono il Sukshima Sarira, corpo sottile. Esso funziona nello stato di sogno, non c'è alcuna relazione tra il sogno e lo stato di veglia. 25 luglio 1990.
Anche i devoti che sono andati a Muddenalli riferiscono che questo corpo sottile viene chiamato anche corpo di luce. Tuttavia, Swami ha detto che il corpo di luce è soltanto un altro termine perché si riferisce al corpo sottile e che ha già detto che si disintegra alla morte. Alla domanda che cos'è allora il corpo sottile, Swami risponde: i cinque organi di percezione, le cinque sottigliezze, le cinque prana, la mente, l'intelletto, queste 17 categorie si combinano per costituire il corpo sottile. E viene chiamato solo corpo sottile o anche ha un'altra denominazione? È anche conosciuto come corpo di luce. È indicato come appartenente a qualsiasi stato? Appartiene allo stato dei sogni. Prajnotara Vaini, domande spirituali. Madhusudana Naidu afferma di essere in grado di vedere e ascoltare ciò che Sri Satya Sai Baba dice nel corpo sottile e quindi di comunicarlo ai devoti. Poiché Sai Baba ha costantemente avvertito i devoti di non credere a coloro che sostengono di essere medium in comunicazione con lui, Madhusudana Naidu afferma di non essere un medium. Un medium è una persona che afferma di comunicare con gli spiriti di coloro che sono morti. I tentativi di contattare gli spiriti del defunto risalgono alla prima storia umana, con la pratica della medianità che ha guadagnato popolarità nel corso del XIX secolo. Un tipo di medianità è una medianità mentale, come viene definita di seguito. La medianità mentale è una comunicazione degli spiriti con un medium attraverso la telepatia. Il medium sente mentalmente, vede, chiaroudienza, chiaroveggenza e percepisce i messaggi dagli spiriti direttamente o con l'aiuto di uno spirito guida. Il medium poi passa le informazioni. Il primo tempio spirituale, fondato nel 1883, spiega ulteriormente la medianità mentale. La medianità mentale implica il collegamento dell'informazione attraverso la comunicazione, attraverso i vari aspetti del transfert, del pensiero o della telepatia mentale. La medianità mentale ha luogo nella coscienza del medium. I risultati sono espressi verbalmente e devono passare attraverso la bocca del medium. In una dimostrazione di medianità mentale è il medium che ascolta, vede e sente ciò che i comunicatori dello spirito sono in relazione. Inoltre la funzione del medium è quella di mettere in relazione le informazioni con il minimo di influenza e pregiudizio personali al destinatario del messaggio. Ad esempio, il medium americano contemporaneo George Anderson afferma di ascoltare la voce degli spiriti e trasmette tale informazione ai propri cari. Madhusudana Naidu funge da intermediario tra Swami e i suoi devoti. Il gruppo di Mudenalli afferma che Madhusudana non è un medium perché ascolta solo ciò che dice il corpo sottile e lo comunica ai devoti e quindi è un comunicatore scelto, non un medium. Indipendentemente dal termine, Madhusudana funge da intermediario tra Swami e i suoi devoti, quindi è un termine diverso per la stessa funzione. L'uso del termine alternativo, comunicatore, è quello di evitare di apparire in conflitto con la dichiarazione fatta da Baba, secondo cui egli non usa medium o intermediari per comunicare il suo messaggio e che comunica direttamente cuore a cuore. Narasimha Murthy, leader del gruppo di Mudenalli, trasmette messaggi onirici da Swami ai devoti dal luglio 2011. Nel primo messaggio onirico ha sottolineato che il messaggio era di Swami nella forma sottile e che era un messaggio importante per tutti i devoti di tutto il mondo. Ecco cosa racconta Narasimha Murthy. Swami è apparso in sogno nelle ore del Brahma Muhurta, domenica scorsa 10 luglio 2011, dandomi molte istruzioni, alcune di queste molto personali. Condividerò con voi solo le parti più rilevanti che riguardano tutti i devoti di tutto il mondo. In precedenza Bhagavan aveva detto: ho tre forme. Una è una forma grossolana che confina con il mandir in cui risiedo fisicamente. La seconda è la forma sottile che pervade l'intera area dell'ashram in cui risiedo.
in quei tempi intendeva dire il Prashanti, e la terza è la forma causale con cui pervade l'intera creazione. Bhagavan è apparso nella sua forma sottile nei miei sogni ed è questo che mi ha detto: prepara l'edificio in cima alla collina prima di arrivare a questo giorno di Guru Purnima, 15 luglio 2011. Nel giorno del Guru Purnima entrerò e starò là permanentemente. Andrò in quei posti e in altri posti e tornerò, ma resterò qui permanentemente. E continua dicendo: conserva anche qui una delle auto che ho usato. Poi disse che molte persone hanno sacrificato tutto per la crescita di questa istituzione. E quindi anche le loro foto dovrebbero essere mostrate qui. Satya Sai Baba ha detto che i messaggi che egli dà nei sogni o nelle visite personali sono solo per l'individuo, non sono per gli altri. Pertanto affermazioni come Swami è apparso nei miei sogni o davanti a me e mi ha dato un messaggio per te o per il resto del mondo sono affermazioni false poiché la persona si è interposta tra Swami e i suoi devoti. Quando compaio in un sogno è per comunicare qualcosa solo all'individuo. Satyam Shivam Sundaram, pagina 4, parte 4, pagina 100. Non credete se qualcuno viene da voi e vi dichiara: Satya Sai Baba è venuto da me nel mio sogno e mi ha incaricato di fare pubblicità per lui, per favore aiutami e dammi più denaro possibile. Non commissiono nessuno per questo tipo di lavoro, né in sogno né da sveglio. Questi uomini sono degli imbroglioni, trattateli come tali senza pietà. La gente dice: Baba mi è apparso in sogno e mi ha comandato di fare questo o quello e di raccogliere così e così e così. Non date ascolto a questi imbroglioni, puniteli nel modo in cui meritano. Questo è il consiglio che devo darvi. 29 marzo 1965. Prima di dirigere il gruppo di Mudenalli, Narasimhamurti aveva confermato nel suo libro Ji Satya Sai Divya Kripa Shraya che Swami non usa intermediari. Quando gli fu chiesto di agire come intermediario per trasmettere a Swami il problema di un devoto mentre Swami era nel corpo, Narasimhamurti rispose: è un tuo problema, devi dirlo a te stesso. Sai che a Swami non piacciono gli intermediari tra lui e i suoi devoti. Egli ha una speciale relazione personale con ognuno dei suoi devoti. Narasimhamurti, Shri Satya Sai Divya Kripa Sraya, pagina 218. Howard Marfet ricorda anche un avvertimento inviato a Sanatana Sarathi negli anni 60 su questo tipo di affermazioni. Un avviso apparve sulla rivista dell'Ashram sotto la direzione di Baba. L'avviso diceva: alcune persone usano impropriamente il nome di Baba e annunciano che Baba è in comunicazione con loro, dando loro messaggi, rispondendo a domande e concedendo interviste. Il loro scopo è di guadagnare denaro o fama. L'avviso prosegue affermando che tali fenomeni devono essere spiegati come manifestazioni di spiriti o falsi truffatori. È dovere dei devoti fermare tutti questi inganni e comportarsi da saggi negandoli. Sai Baba, l'uomo dei miracoli, pagina 147-148. In un discorso del 1962 Swami ha dichiarato: com'è possibile che il pieno e completo possa indossare l'abbigliamento del piccolo? Quando Dio è venuto e assunto la forma piena e completa, come può riempire vasi inferiori o abbellire corpi volgari o entrare in corpi impuri? Quindi non esaltate queste falsità o cadrete in rovina. Occupatevi severamente di loro. Loro dovranno essere curati e guariti. Coloro che hanno visto la brillantezza del diamante non saranno fuorviati dai ciondoli di vetro. Il Signore è come il diamante, chiamatelo con qualsiasi nome, ma un gingillo non può essere trasformato in un diamante, per quanto forte sia la lode e comunque irremovibile la richiesta. Poi c'è qualcuno che proclama che sto venendo attraverso di lui e parlo attraverso di lui. Fingono di essere i miei portavoce e comunicano agli altri i miei consigli e i miei suggerimenti, come se io li avessi autorizzati.
Ora ascoltate questo, io non parlo mai attraverso un altro, non posseggo mai un altro e non uso un altro veicolo di espressione. Vengo direttamente a voi, vengo come sono per conferire pace e gioia. I compagni e lo staff riferiscono che Madhusudana Naidu, come studente universitario, era conosciuto come un attore esperto con la specialità di imitare il comportamento e la voce di Swami. Madhusudana ha iniziato il suo discorso il 20 ottobre 2015 con un poema, come era solito fare Baba, dicendo: Non sono un uomo, io non sono un angelo, non sono un semidio, non sono un brahmana, uno kshatriya o un vishnavita. Non sono un brahmachari, non sono un ghiriashta o un eremita. Sono veramente l'insegnante dell'eterna verità, l'incarnazione di verità, bontà e bellezza. Questo non è un poema originale come quelli che Shri Satya Sai Baba cantava spontaneamente all'inizio dei suoi discorsi. In realtà, questa è semplicemente una citazione che Madhusudan ha ripetuto da un discorso pronunciato da Baba il 6 marzo 1970 e che diceva così: Io sono né uomo né Dio, né spirito, né un bramino, né uno kshatriya, né un vishaya, né un shudra. Non posso essere descritto come un brahmachari o proprietario di una casa o monaco. Descrivetemi come un insegnante della verità, come Satyam, Shivam e Sundaram. Questa forma di imitazione non è un fenomeno nuovo, ci sono sempre stati quelli che tentavano di imitare gli avatar, questo è accaduto anche quando Shri Sai Baba era vivo. Quando l'onnipotente Shri Sai Baba era in carne e ossa c'erano altri Sai Baba, uno era Gopal Gaon, uno era Bandra e uno era Nagpur. Stavano tutti dicendo di essere devoti di Sai Baba e quindi di fare i propri fini per incontrarsi. Satya Sai Baba ha parlato del tipo di persona che imita la sua voce, i suoi vestiti e i suoi comportamenti, dicendo: In questo Kali Yuga anche queste imitazioni stanno spuntando proprio come Panduranga si era trasformato in Vasudeva. Oggi abbiamo persino i Satya Sai Baba, studiano le fotografie e tengono le loro mani quasi come faccio io e si rendono ridicoli con frenetici tentativi di imitarmi. Dimenticano che l'imitazione è solo umana, ma la creazione è divina. Coloro che tentano di diventare Satya Sai Baba con questo ridicolo processo di imitazione distruggono solo la fede che alcune persone hanno riposto nel divino. Sono parassiti velenosi che feriscono la pace e l'armonia della società. Raccolgono intorno a sé insetti della stessa natura, perché solo gli uccelli della stessa piuma possono radunarsi. Questi pretendenti cadono in rovina e portano alla rovina la società in cui operano, come la proverbiale orda di scimmie che si rovina e porta via alla rovina la foresta in cui vive. 14 gennaio 1973. Ora ci sono i bhakta del denari, stanno aumentando di giorno in giorno e potreste aver notato che anche Sai Baba è diventato. Anche i Sai Baba sono diventati molto numerosi. Inoltre, le persone rivendicano un'associazione con me, sostenendo che io li ho benedetti più abbondantemente di altri e li ho autorizzati a occuparsi del Bhakta e acquisire fondi o donazioni. I veri devoti non annunciano mai e non fanno mai affermazioni simili, così assurde. 1º aprile 1974. Se qualcuno dice che i poteri di Sai Baba gli sono stati dati, allora corriamo da lui. I poteri di Sai Baba sono tali che non vengono dati a nessun altro. Nessuno ha la capacità di prendere poteri da Sai Baba, né la capacità di darli a qualcun altro. I poteri di Sai Baba non sono dati in questo modo e non dovreste essere portati via da tali dichiarazioni. Il potere di ciascuno è dentro di voi, non è possibile dare un tale potere a un'altra persona. In questo modo si permette a una mente debole di avere il controllo su di noi. E se iniziamo a correre da un posto all'altro, dove otterremo la forza della mente e controllare la nostra mente?
Dobbiamo essere in grado quindi di seguire un pensiero, un percorso. Non è necessario cercare il potere spirituale, andare in giro per il mondo e spendere un sacco di soldi. 28 marzo 1975. Apenukonda, un'altra persona, ha iniziato a rivendicare poteri miracolosi dicendo che era un devoto di Sai Baba. Molti altri hanno iniziato a imitare i miei vestiti e le mie buone maniere, iniziando a cercare di raccogliere un seguito di devoti in posti diversi. Prendono semplicemente il mio nome e i miei modi di fare. Le persone capiranno presto la verità. 23 novembre 2003. I sostenitori di Madhusudan hanno anche rilasciato due volumi dei suoi discorsi con il nome Shri Satyasai Uvacha. Questo titolo sanscrito significa semplicemente Shri Satyasai Speaks e vanno ad imitare i volumi già pubblicati dei discorsi di Swami che sono intitolati appunto Satyasai Speaks. Narasimhamurti dice anche che stava per scrivere la sua biografia di Swami chiamata Satyam Shiva Sundaram Anandam. Anche questa è un'imitazione della biografia ufficiale di Swami che si intitola Satya Shivam Sundaram. Dice: Ho intenzione di scrivere una biografia completa di Swami che copra la sua vita dalla nascita alla fine del suo soggiorno fisico. Quel libro, che è nel grembo del tempo, sarà chiamato Satyam Shivam Sundaram Anandam. Dichiarazione fatta il 7 agosto 2011. Cosa disse Swami di questo tipo di imitazione? Nel 1974 disse: Dovremmo renderci conto che l'imitazione è umana, mentre la creazione è divina. Semplicemente imitare ciò che si vede nel mondo intorno a voi è puramente umano e non vi è assolutamente alcun aspetto del divino. I sostenitori di Mudanalli si riferiscono a Madhusudan non solo come un intermediario del corpo sottile, ma come Madhu Baba e lo lodano come se fosse uno con Swami. In A Truth About Sakshima Baba, l'introduzione, documento introduttivo ufficiale scritto dal supporter Gerald Dominic, ora conosciuto come Sai Surya, e citato sui siti web pro Mudanalli, si afferma: dal momento che Satyasai non era più nel corpo fisico, aveva bisogno di una persona che potesse risuonare con lui e parlare esattamente le stesse parole. Per oltre un decennio Sai Baba aveva preparato Madhusudan per questo ruolo. Egli doveva subire austerità finché l'unica cosa nella sua vita in ogni momento fosse Swami. Nient'altro doveva esistere per lui. Madhu ottenne l'ultimo sacrificio e arrivò alla resa totale, completa all'assoluto che chiamiamo Satya Sai Baba. E continua Gerald: se voleva, Madhu avrebbe potuto fondersi in Baba, ma ha scelto di rimanere nel suo veicolo fisico per aiutare Swami a completare la sua missione. Non c'è differenza tra i due, Swami e Madhu sono uno. Quando guardi negli occhi di Madhu vedi Baba, la voce che parla è di Baba, i gesti e il modo di camminare e le maniere sono di Baba. Persino il profumo di gelsomino indica la sua unicità. C'è solo una differenza tra ciò che sta accadendo con Madhu Baba e Satya Sai Baba. Precedentemente c'era una forma, ora che è morto, tutto il resto è uguale. Il 6 settembre 2005 Gerald Dominic scrive: Le persone credono, illuse, che Satya Sai Baba comunichi attraverso un'altra persona, ma la verità è che in un fenomeno sconosciuto ai più e usato molto raramente nella storia, un processo che rimane un mistero, poiché Swami è Madhu. Le parole sono sue, la bocca che si muove è sua, i gesti e il modo di parlare sono esattamente quelli di Sai. Non c'è Swami, non c'è Madhu, c'è solo un Sai Baba Madhu. Come affermato in precedenza, Madhusudan Naidu era conosciuto come un attore esperto durante il suo periodo al college e
e i suoi ex compagni di classe avevano confermato che la sua specialità era proprio l'imitazione di Suami.